Ehi ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale con una semplicissima email e che vi aspetto anche su tutti i miei social, soprattutto su Instagram. Trovate sempre Nickname Sovraimpressione, il link diretto sotto in info box. È un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci più rispetto al solo canale, e che vi aspetto anche sul mio profilo per le piante, quindi per chi ha la mia stessa passione. Trovate sempre Nickname, link diretto sotto in info box, e ovviamente vi aspetto su TikTok. È un social che sto adorando, faccio video creativi, faccio video divertenti. Quello che acquisto lo vedrete in maniera un po' più veloce rispetto al canale, perché al canale registro tutti gli spezzoni degli acquisti durante il mese e poi li metto all'inizio del mese dopo, mentre lì mano a mano li vedrete subito. Quindi vi aspetto, mi raccomando, anche su TikTok. Video svuota la spesa della settimana. Faccio una piccola intro per i nuovi arrivati. Noi amiamo andare a Lidl, ce l'abbiamo vicino casa. Abbiamo Lidl Plus, quindi ci piacciono le loro offerte e anche spesso hanno prodotti nuovi, quindi ci piace anche provare cose nuove, anche se poi alcune cose siamo affezionati sia al Lidl che al Todis. Quindi il pesce, per esempio, lo prendiamo lì perché ci piace, troviamo che abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo. E niente, quindi andiamo spesso al Lidl, andiamo appunto anche al Todis. Li adoro tantissimo quando faccio le mie cenette vegane. I prodotti vegani sono davvero squisiti, quindi tante cose le prendiamo al Todis. E mentre per la carne, Diego ama andare al Pewex perché anche lì trova un ottimo rapporto qualità-prezzo. E quindi carne lì, anche a parte qualche cosina magari che non troviamo a Lidl, la prendiamo lì. Andiamo ogni tanto anche al Conad perché ce l'abbiamo vicino casa, quindi dipende da quello che cerchiamo, ovviamente cose che magari sono difficili da trovare in altri supermercati, andiamo Conad. E niente, per alzare la facciamo una volta al mese ormai, e vado da Moby Dick o dal Capranet. Lei in questo periodo sta mangiando solo le petrette, quindi da Moby Dick costano molto meno, anzi in questo periodo erano super scontate, quindi andiamo lì. E poi che altro dire? Abbiamo la fortuna di avere un mercato sotto casa, quindi frutta e verdura la prendiamo sotto casa. E niente, penso di avervi detto tutto, quindi tra poco vi lascio agli spezzoni della svuota, la spesa settimanale. Ciao! In acquisti abbiamo dei semini, questo è il mix di cactus e questi qua invece che non ho capito cosa sono, però mi piacevano. Così, tanto per riguardare. Allora, giunta spesa del lunedì al mercatino e abbiamo, va bene, faccio subito nella busta due limoni, le fragoline, qui c'erano le fragole, infatti è vuota, e le uova, sono 10, 10 uova, fresche, fresche. Poi qui abbiamo l'insalata e carote, due cestini di mirtillo e poi abbiamo i tre sacchetti con cavolfiore, broccolo romano e broccolo siciliano. E niente, per oggi è tutto. Ademè, au revoir. Allora, giuntina spesa, abbiamo Conad, e vabbè, questo in pizzeria, ho preso un pezzetto di pizza fiori di zucca Alice, e questa invece è col prosciutto. Poi abbiamo le schiacciatine del rosmarino, piselli e tonno, i soliti nostri Kinder Joy di Harry Potter, i snack per Elsa e l'estate. Poi ci sono un po' di acquistini che vedrete a parte. Ciao. Spesa martediana e abbiamo Lidl e Pewex, le Daikon Protex, poi filetti di tonno pinne gialle, riso basmati, sticche di speck, pesto al pistacchio, high protein cookie. Di qua abbiamo macinato danese di bovino adulto e sono 506 grammi. Hamburger di manzo e sono 500 grammi, poi due pacchi di pollo fuselli, 3,70 grammi e 3,98. Qui abbiamo il guanciale, rummo, le leggendarie, mutti la passata e di qua abbiamo il cuore di costata e sono 364, no, 300, ah, scusate, non ci vedo da lontano, 436 grammi. E poi una cassa d'acqua Nepi e per oggi è tutto. Domani è primo maggio e quindi buon primo Il maggio a primo tutti. maggio. Primo maggio, buon primo maggio a tutti. Ciao! Mercoledì 1º maggio, svuota la spesa a Lidl e abbiamo i succhi di frutta e yoga, questi alla pesca. Poi questa che era una novità, Veggie Bowl, e
Dentro non ho capito bene che c'è, a parte la quinoa, cheese, mi sa che è formaggio e 6 mix di erbe. Poi i biscotti con cui faccio colazione, questi sono buonissimi, abbiamo preso 2 cotolette di pollo con scamorza da 200 grammi l'uno, una barretta proteica, snack, sticche di speck, l'hummus, poi abbiamo il crescenza, questo che è il pane al grano saraceno e noci, questi che sono e snack al mais vegan, la melatonina, tonno e fagioli per i miei pranzi, proteine e zinco, bevanda cocco e riso, uno spumantino, un prosecco, e muesli in protein, e i tovaglioli e ore guare. Ademà. Aggiunta spesa del giovedì al mercatino e abbiamo 3 sacchetti, i soliti 3 sacchetti con verdure miste, zucchine e finocchi e carote, qualche limone, un aglio gigante, poi qua abbiamo gli asparagi, patate, pomodori, banane e odori. E orre, guare! Teddy, mercatino e fioraio. Allora, da Teddy ho preso le soliti 2 pacchetti di gomme per ricaricare il distributore, 2 Kinder Joy Harry Potter, che stiamo facendo la collezione di tutti i personaggi. Poi ho preso una Pepsi Max Lemon senza zuccheri da provare, una Fanta Grape e 4 Pepsi Max al Cherry. Poi creativi, poche cose, tovagliolini. Questi con questa bella fantasia e queste stelline che carine che sono. Poi al mercatino, passando di qua, abbiamo 3 strofinacci, uno più carinetto dell'altro, una bella, aspetta, no, che devo fare il video pure per telefono, una tovaglietta nuova, questa la scelta Diego, e un altro completo letto che voglio provarlo sul letto di Nicolas, che lui ha una piazza e mezza, ma gli abbiamo cambiato materasso e arrivano un po' troppo strette, risicate, diciamo, quindi voglio provare a mettergli quelli a una piazza e mezza, a 2 piazze, fino al massimo ce le prendiamo noi, non è un problema. E poi non ti scordar di me, la volevo da tanto, quanto è bella, cioè la bellezza di sti fiori, adoro. Niente, ciao. Aggiunta a spesa del giovedì sera al Todis abbiamo la solita pizza, quella là piccantina che prendiamo sempre. Questo formaggio che è un pecorino toscano buonissimo, barretta protein, poi le mie cenette vegan, abbiamo le falafel, i mini burger agli spinaci, mini burger zucche e carote, burger alle melanzane e poi questi qua mini burger broccoli, zucchine e carote. Poi latte di montagna, buonissimo, 4 bottigliette d'acqua che mi servono a me quando faccio il turno al lavoro, linguette curcuma e pepe, la granola protein e 2 crocchettine per Elsa, i Puffy Cats e Enrico. E ore, guare! Aggiuntina spesa del venerdì, abbiamo bastoncini di pesce, questo snack che è tipo il Bounty, filetti di limanda alla mugnagna, e olio extravergine d'oliva. E gattina! E gattina! Amore! Origuare! Spesa settimanale stasera, chi è? Amici Sabato, super sporcellate dal e McDonald's! degli amici di Topolino verranno alle 21:23. Spesa domenicale e abbiamo i cat snack per Elsa, questo è Lidl ovviamente, il filetti di tonno a pinne gialle, pesto di pestacchie, poi una Coca-Cola normale, olio di semi di girasole, abbiamo 2 pacchi di filetti di petto di pollo panati da 300 grammi l'uno, Floralis, carta igienica, le scatolettine per i gattini sotto casa che le avevo terminate e una bottiglia di Ferrarelle. Là dentro c'è la mamma di Diego che ci ha dato un po' di carne. E quindi niente, questa è stata la nostra spesa settimanale per quanto riguarda questa settimana. E io spero, come al solito, il video vi sia stato di compagnia. Come ho detto altre volte, facciamo un po' meno spesuccia perché ormai facciamo i digiuni intermittenti, sia io che Diego. Io in questo periodo salto le colazioni, Diego le cene, quindi si risparmia un pochino, in più si perde qualche chilo, meglio di così non si può. Quindi questa era la nostra spesa per questa settimana e come al solito spero che il video vi sia stato di compagnia.
Se così mettete tanti like, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, condividete per supportare il canale e aiutarlo a crescere in modo che così posso proporvi sempre cose nuove. Io vi auguro una buona domenica sera e un buon inizio settimana. Un bacione, ci vediamo il prossimo fine settimana con gli svuota la spesa qui su Michela P.